Facciamo prevenzione a Catania, un evento, un appuntamento che completa l'anno solare qui al Castello Ursino. Prevenzione e screening del carcinoma mammario, ne abbiamo parlato e abbiamo sentito il parere dei protagonisti che sono intervenuti in questo convegno. Fare prevenzione, come farla e quali sono i vantaggi? Facciamo prevenzione a Catania, è ormai un sistema radicato. Ecco, ma qual è il messaggio che bisogna indirizzare e soprattutto a chi? Il messaggio è alla popolazione. Questa bellissima iniziativa che è stata voluta dal sindaco e dall'assessore Bruno Brucchieri su idea mia di Fabiana Muni, modificata, ha portato me come medico nelle case dei catanesi. Proprio noi siamo andati a fare l'ecografia nei 6 municipi proprio per sensibilizzare il pensiero di fare prevenzione e cercare, facendo in maniera fattiva, quindi una politica dei fatti, ecografie. Ovviamente abbiamo consigliato a tutte le donne dei 40 anni in su di integrare con la mammografia, che è l'esame di primo livello. Ecco, qual è stata fattivamente la risposta fino a questo punto, soprattutto in quartieri periferici dove magari il messaggio non è stato veicolato nella maniera giusta fino ad ora, prima di questa iniziativa? Sì, è stato veicolato per fortuna grazie alla grande visibilità che ha avuto questo evento, grazie anche ai giornalisti che hanno sponsorizzato questa mia idea. E a San Giorgio, oggi noi parleremo dei dati finali, a San Giorgio il 70% delle persone non si era mai fatto neanche un'ecografia e sono state indirizzate tutte le donne dai 40 anni in su a fare la mammografia dove volessero, ma 50-69 anni, invitando pure il responsabile dello screening dell'ASP, Mauro La Rosa, che ha parlato anche di questa cosa, abbiamo fatto informazione proprio su questo numero verde che possono utilizzare tutte le donne dai 50-69 anni prenotandola in pochi giorni. Ecco, quindi allora è importante fare prevenzione. Come e quando? Bisogna fare prevenzione sempre, ma non soltanto della mammella, per qualsiasi organo è fondamentale. E fare prevenzione soprattutto cercando di migliorare il sistema dei CUP e cercando di arrivare a più persone possibili, anche perché ci siamo accorti che, a parte la paura di entrare in un circolo, un loop di controlli, molta gente non lo fa perché non ha la possibilità di pagarsi un'ecografia o una mammografia e il CUP non rispondono spesso. E quindi questo è un dato sociale che emergerà in quest'ultimo report. Io ho fatto 546 ecografie nei 6 municipi, ma l'ho fatta a casa loro, l'ho fatta nelle chiese, l'ho fatta alla Misericordia, le ho fatte nelle stanze del presidente del municipio, nella stanza del dipendente del municipio, al cortile Papotto, proprio nei quartieri a casa loro.
come si fa? C'è un numero verde, si può andare dove? Appunto ha parlato anche delle municipalità. Ora questo progetto lo faremo di nuovo l'anno prossimo. Io dico sempre fate prevenzione. Cercate di farlo in tutti gli ospedali, noi abbiamo 5 breast unit a Catania, ma soprattutto le donne fra 50 e 69 anni telefonano il numero dell'ASP e lo faranno la mammografia in tempi molto rapidi. Per l'ecografia purtroppo, tenendo conto che moltissimi medici si sono dimessi, andati in pensione o non ci sono medici, è difficile riuscirla a fare in ospedale e moltissime persone vanno nei centri privati. Fabiana Muni è un po' l'anima di questa iniziativa, abbiamo scoperto, no? Che parte da lontano, parte prima con una carovana, c'è un percorso che riguarda anche l'arte e non solo, e ci sono soprattutto le storie, come la tua storia personale. Sì, la mia storia personale. Io sono una paziente oncologica da 6 anni, dal 2017, anno in cui mi fu diagnosticato purtroppo un carcinoma mammario, maligno, invasivo e stadio tra l'altro avanzato. E questo chiaramente mi ha spinto poi nella mia vita ad operarmi, sia con le mie competenze diciamo professionali, perché io sono appunto una pedagogista, sia chiaramente umane per aiutare appunto le altre donne. E così è nato Facciamo Prevenzione, dal titolo del mio libro di Luna, scritto appunto durante la malattia, è nato appunto da quest'idea di Alessandro Belvedere, della sottoscritta, è avuto e ha tuttora l'obiettivo, perché comunque è stato preso in carico anche dal comune, snellendolo in alcuni punti e portandolo in tutte e 6 le municipalità. Per il nostro progetto originario aveva anche nel format l'arte a supporto della parola, per veicolare appunto argomenti ancora fortemente intrisi di tabù come la malattia, e quindi sia il parterre medico per comunicare l'importanza della prevenzione, l'importanza dello screening, quindi il dottore che operativamente ha effettuato l'ecografia, la mia testimonianza come paziente oncologica, anche come scrittrice, quindi come colei che ha utilizzato la scrittura come strumento appunto di drenaggio anche delle proprie emozioni, quindi per affrontare anche la malattia, e l'arte a supporto. Abbiamo avuto fotografi che hanno raccontato la malattia tramite appunto la fotografia. Oggi sono presenti 2 di essi, Carlo Arancio e Antonella Cunzolo, con 2 mostre appunto presso la sala antistante del luogo appunto dove oggi avverrà la conferenza, e anche un danzastorie, Aloscia, che danza tramite appunto il suo corpo le parole del mio libro Faccia di Luna. Oggi purtroppo assente, però nei nostri eventi lui appunto ci segue. Siamo partiti proprio da qui, dalla tua storia, perché abbiamo capito che questo è un percorso anche di formazione e di informazione. Si seguono tanti linguaggi, no? L'arte, la scrittura e anche altre forme d'arte. Però è importante, perché quando si parla di prevenzione, ascoltare le storie, le testimonianze spinge tantissimo, no? Ha un effetto dirompente. Ecco, quindi non a caso siamo voluti partire da là, perché questo percorso si fa anche con le storie personali che possono invogliare gli altri, che magari non sanno cosa fare, a fare prevenzione. Certamente, la narrazione, anzi l'autonarrazione, può essere uno strumento davvero potentissimo. Noi esseri umani siamo dotati dell'empatia, la capacità cioè di metterci nei panni degli altri, e quando comunichiamo, raccontiamo le nostre storie, chi riceve, chi ascolta le nostre storie si immedesima, e di conseguenza questo immedesimarsi può far innescare appunto il meccanismo di allarme e quindi di motivazione appunto alla prevenzione, perché magari non vogliamo passare quello che quella persona sta raccontando di aver passato, e quindi ci facciamo appunto invogliare all'azione. Diventa una motivazione all'azione molto importante, io la porto avanti anche per questo, tramite il racconto della mia storia. Thank you.
Dottor Lombardo, si parla di prevenzione, un tema attualissimo e soprattutto uno strumento molto importante per appunto individuare in tempo qualcosa che attacca il nostro corpo. Ecco, come si fa prevenzione oggi? Ma il tema della prevenzione diventa fondamentale perché riesce anche a prevenire non solo quelle che sono appunto le patologie che poi se non colte in tempo possono diventare letali, ma soprattutto anche, me lo dico qui da politico, da membro anche della Commissione Sanità, è utile la prevenzione anche per alleggerire quelli che sono poi i costi sociali ed economici di un'assenza appunto di prevenzione. Catania diventa protagonista della prevenzione, queste tappe che sono state svolte nei vari municipi sono state importanti e grazie al dottor Belvedere e alla sua equipe si è stabilito un percorso importante che è volto sia alla prevenzione ma che io mi auguro possa essere da modello e da esempio anche di qui ai prossimi mesi su tanti altri fronti. Ecco, a proposito di questo, da qualche anno ormai si parla spesso di prevenzione, si utilizzano anche i media, si utilizzano iniziative di questo tipo. Quali sono i dati a vostra disposizione oggi in percentuale, soprattutto in Sicilia? Purtroppo si fa poca prevenzione, questo è il dato genericamente che emerge negli ultimi anni. Occorre che le aziende sanitarie provinciali, e io mi auguro che dopo la finanziaria si metta mano a una riorganizzazione delle aziende sanitarie, si occupino più di prevenzione, si occupino di ospedalizzazione perché gli ospedali siano sganciati dalle aziende sanitarie provinciali e le aziende sanitarie provinciali si occupano appunto di prevenzione, di medicina del territorio, di domiciliarità, in modo tale appunto da consentire una gestione della sanità locale e regionale che sia la più confacente a quelle che sono appunto le esigenze di salute dei cittadini. Quali sono le strutture che fattivamente sono in sinergia e operano per la prevenzione? Ma l'ho detto prima, appunto le aziende sanitarie provinciali devono operare ancora di più con maggiore forza, ovviamente la politica deve farsi carico di questa esigenza e io mi auguro che la prossima riforma che di qui a breve dovremmo mettere in campo sulla riorganizzazione della rete ospedaliera vada appunto in questa direzione, cioè nella direzione che consegna alle aziende sanitarie provinciali quel ruolo che gli è connaturato, che è quello appunto di occuparsi di medicina del territorio e di prevenzioni in modo prevalente e perché no anche in modo esclusivo.